Non ci sarebbe neanche da dir nulla, perché dove siamo? Siamo a Castel dell'Ovo, ovviamente tolgo la mascherina perché siamo più che distanziati. Questo luogo meraviglioso, questo luogo dove si narra che Partenope, questa sirena, è approdata qui, qui a Napoli, e da qui siamo diventati tutti partenopei. Lì c'è il nostro Vesuvio. Io sono vesuviano di nascita e anche i miei nonni e bisnonni sono vesuviani. Vesuviano è anche un grandissimo artista, un grandissimo comico che purtroppo è andato via troppo presto. L'ultimo suo film è stato Il Postino. Ci troviamo qui a Castel dell'Ovo, c'è una mostra dove dobbiamo andare tutti, minima e vesuviana, poi dopo magari anche gli altri, ma i vesuviani ci devono andare perché c'è la loro storia, c'è il loro poeta massimo, e qui c'è questa mostra che appunto è intitolata proprio Troisi, poeta massimo. Ora vi voglio far vedere anche all'interno alcune cose, in particolare chiunque si ricorderà quegli abiti di scena, che sono degli abiti meravigliosi. Già soltanto a guardarli nelle scene lì, quando li abbiamo viste tante e tante più volte durante la nostra vita, e continuiamo a vedere, perché ogni volta che vediamo riusciamo a carpire quelle particolarità che ci strappano un nuovo sorriso. Venite, 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 Castel dell'Ovo, quindi mi raccomando, ci ammastava a forza, venite, venite. Adesso mi metto la mascherina perché stiamo in un luogo chiuso. Venite, 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 venite. Ecco, qua già stiamo in una piccola zona di questa mostra che ha due piani. Ecco, venite già qui, queste sono delle scene, retroscene del Ricomincio da tre. Meraviglioso, meraviglioso. Mamma mia, Castel dell'Ovo ci sarà fino a luglio, ma noi dobbiamo venire adesso, immediatamente. E questa, venite, 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 questa è una poltrona dove ha suonato, su questa poltrona ha suonato Pino Daniele, perché come sapete Pino Daniele e Massimo Troisi erano grandi amici e poi lavoravano anche insieme. E questa è una poltrona che stava all'interno della casa di Massimo. Ma arriva già a fare quegli abiti di scena che chiunque, non è possibile che non ricordi. Eccolo qua, se ne mise Massimo, ecco, ve lo ricordate? Momento scuro, con la mano avanti. Eccoli qua, eccoli qua. Eccole le scene. Sono abiti originali, direttamente dall'origine. Ma raccomando, Castel dell'Ovo, c'è questa bellissima mostra che è la nostra storia, è la storia di un poeta che poi si è trasformato in attore, in comico, e poi è ridiventato poeta. Ciao a tutti ragazzi.